diciamo, di rassegnazione, perché purtroppo la realtà è questa, cioè l'aggressività tecnica c'è dall'inizio del campionato, perché non si può giocare un campionato e prendere 3-4 gol a partita, non esiste. Chi non vede queste cose significa che non può fare calcio. La crisi morale c'è perché i giocatori hanno perso un allenatore che nel bene e nel male, forse mettiamoci anche più male, comunque era in grado di dare entusiasmo, di sostenerli e di fare in modo di andarsi a giocare la partita con l'Armadiano. Il mercato è chiuso. Allora, sì, dire di voi quali soluzioni. Senti, sentiamo, oppure grazie, un altro Liorani. Grazie dell'intervento. Sentiamo un'altra persona. Pronto? Pronto? Hanno riattaccato. Purtroppo quando è chiaro che uno esprime le proprie idee, dovete aspettare un attimo, insomma, perché posso stuccare. Ha ragione il tifoso che dice una rivincita dei Longarini, questo, e questo dovrebbe far riflettere molti tifosi ternani. Pronto? Pronto? Dica. Pronto, mi senti? Sì, siamo in diretta, dica pure. Sì, ok. Qui ce la prendiamo con tutti, l'unica cosa ce la dobbiamo prendere con la società. Dovevano acquistare dei difensori, invece hanno acquistato tutti gli altri personaggi. Quindi voglio dire, noi che stiamo a parlare. Sì, ti ringrazio, guarda, devo farle proprio brevi le telefonate perché c'è tanta voglia di intervenire, quindi non possiamo neanche noi, vedi, parliamo troppo proprio per dare la voce soprattutto ai tifosi. Pronto? Sì, buonasera. Sì. Un breve intervento per tutti. Ovviamente la delusione sicuramente è forte, ma il problema è che noi non ci dobbiamo far prendere in giro da sta gente. E qui dobbiamo decidere, siamo arrivati a un punto che in questa città purtroppo penso che non si può fare il calcio, che vengono gente così avventurieri allo sbaraglio, ci stanno altre società, altre realtà, tipo Cittadella, che anche con giocatori non esperti, magari non anche del Serie C, però fanno il loro campionato in maniera dignitosa, vendono i giocatori. Litteri è stato venduto, Cittadella con Vin, c'è un esempio. E penso che bisogna. Che stasera proprio abbiamo toccato il fondo, i giocatori. Sì, Cittadella è un altro ambiente rispetto a Terni. Devo salutare però anche l'ascoltatore, perché voglio sentire. Sarebbe possibile a Terni fare quello che fanno a Cittadella. Pronto? Purtroppo. Pronto? Sì. Pronto? Pronto. Ho parlato anche prima, ma mi sa che non mi avete ascoltato. Stavo dicendo che lo speaker è ora che se la pianto di dire quando entra in campo, ecco le ferie. Perché questi sono dei agnellini, non peri. No, non l'avevamo sentito. Sfatiamo questa storia. Prima sì, l'avevamo cosa. Sentito, però non è che noi possiamo. Seconda cosa, sì. Questa è una rivincita di Longarini. Sì, l'hai detto. Sì, l'ha già detto e siamo pure d'accordo. Va bene. E sono pure d'accordo. Sì, abbiamo sentito e va bene, hai ribadito il concetto, però volevo sentire altre voci pure, magari per poco tempo, brevi, però non è che possiamo fare discorsi anche perché ci stanno da. Pronto? Però sì, io ho chiamato prima, no? Mi avete chiuso. Ma il problema è che non possiamo tenere a lungo perché tanti vogliono intervenire. Perché voi non dite nulla di questa società? Ma come non diciamo nulla? Di altro, perché sono ridicoli questi qua, che stanno prendendo per il culo. Che non critichiamo la società non glielo consento, perché non è vero. Che vuol dire che non ci segue? Perché non è vero? Ma che noi che non critichiamo la società? Che non critichiamo la società? Ma che è questa società? Ma voi non è chiaro che la responsabilità è chiaro società, che non parlate mai di ma non è vero, non è vero, dai. Come non è vero? Ma non è vero che non parliamo della società. Ma è chiaro che la società è la prima responsabile. Abbiamo pure detto che questa situazione è una rivincita di Longarini. E che significa che la società dell'Unico Sano ha fallito su tutta la linea. E questo noi non l'abbiamo mai detto? Ma dai, su. Bene, allora noi dobbiamo domenica non far giocare questi personaggi. Certo, che facciamo? Ci incateniamo davanti allo stadio, che facciamo? No, ti incateni. 4, 5, 6, 700 persone davanti allo stadio nel pullman non entra. Ma oggi ce lo stavano 650 ternani, eh? Lo so, abbiamo pure sottolineato. Perché, ma questa è una presa per il culo per la gente che fa dei sacrifici, spende soldi, crede in questi colori. Ma chi sono questi personaggi per venire a Terni? Però non, e prenderci però non per il culo. Però non può dire che noi non abbiamo mai criticato la società, perché non è vero. Siamo ultimi in classifica. A criticarla seriamente. Siamo ultimi in classifica, voglio dire, che gli dobbiamo dire bravi pure, non mi pare, insomma.
Siamo ultimi. Non mi sembra tutti questi troppo soft, non è bello. Bisogna andarci giù le strade. Beh, ma adesso uno ci va come nel modo giusto, ma insomma che siamo che non siamo critici non lo può dire. Se poi dopo lei si aspetta che noi dobbiamo andare giù pesante, che non so che cosa vuol dire, allora un altro paio di maniche. Ma che noi abbiamo lo diamo alla società. Quando voi intervistate un direttore sportivo, intervistate un presidente, queste cose gliele dovete dire. Che voglio dire, un direttore sportivo che cosa ha comprato a gennaio? Il direttore sportivo ha comprato quello che la società gli ha fatto comprare, cioè giocatori a costo zero. E non mi pare che non lo diciamo. Perfetto. E non mi pare che non lo diciamo. Va bene, perfetto. Ma lei può criticare la società, ma no, noi che non critichiamo la società, perché non esiste. Va bene, io la ringrazio. Anche lei, il fatto che proprio facciamo parlare i tifosi, però deve dare atto a questa emittente che dà la voce ai tifosi, però, no? Questo ne deve dare atto, giusto? Mi ha dato atto. No, beh, mi scaldo perché adesso passiamo pure per quelli che non. Che lodano la. Ma insomma, ma stiamo scherzando. La redazione sportiva di Radio Galileo è puntuale su tutto, quindi non ci sono da questo punto di vista problemi. Professionale, seria, nel senso che. Abbiamo detto che il mercato è stato a costo zero a luglio. Abbiamo detto, vabbè, ma magari era per il discorso del passaggio delle quote. Aspettiamo fino a gennaio. Il passaggio delle quote si è completato e a gennaio hanno continuato a fare il mercato a costo zero. Abbiamo detto del Balletto, Pocheschi, Mariani, Bandecchi, Ranucci, tutta sta bella famiglia. Sentiamo. Che in realtà non è felice, l'abbiamo sempre detto. Mo' adesso che ci dicono, pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì, mi sente? Pronto? Sì, siamo in diretta, dica pure. Sì, salve. No, volevo intervenire. Ho mai fatto un intervento su una radio perché proprio sono un po' contrario a queste cose, no? Però volevo dire, io, dal mio modesto parere, insomma, no? Che la Ternana che ho visto oggi è una cosa ridicola rispetto alla Ternana che è stata vista nelle precedenti partite con una persona che secondo me in panchina dava tutto e lo trasmetteva ai giocatori. Io non ho visto mai uno scempio del genere, voglio dire, la responsabilità è grossa, perché tu non puoi cambiare un allenatore che bene o male ti fa vedere che giochi bene a calcio, anche se è stato sfortunato e quello che vuoi, e le tre partite cruciali te lo vai a sostituire con uno della primavera che non si sa neanche chi è, ma è come se la Ferrari sostituisce Vettel al punto cruciale della stagione col meccanico. Come paragonare Vettel a Pocheschi mi sembra un po' ardito, però insomma io sembrava una squadra di non interregionale dei Pulcini. È la stessa, la prima telefonata che abbiamo ricevuto ha detto la stessa identica cosa, dilettanti allo sbaraglio. Però voglio dire, io altre volte sono sincero, ci sono stati comunque gli errori e tutto qua, però la Ternana è stata sempre secondo me rispettata in campo. Ha giocato a Empoli, una squadra che abbiamo visto che ne ha fatti 4 al Palermo, ne ha fatti 4 al Bari, ne ha fatti 5 a tutti, ne sta facendo. La Ternana se segna e tremolata l'ultimo minuto ha vinto la partita lì. Voglio dire, queste cose vanno dette e vanno viste. Questo è stato un inciampo più grosso di tutto il resto, secondo me. Sì, una cosa era l'unico dare qualche, che secondo me ti poteva salvare. È un segnale importante, quella da partita di oggi è un segnale importante, si discuterà ancora. Sì. Grazie comunque, grazie. C'è la prima volta che chiamava una radio per questo, quindi diamo atto di tutto questo. Grazie Lorenzo. Prego. Appuntamento in televisione a che ora? 8:30, 20:30, minuto più, minuto meno. Ma sarà una settimana di fuoco.